Benvenute e benvenuti, io sono Marco Zwin, sono un regista e un formatore ed oggi insieme vi propongo un laboratorio di storytelling che ho intitolato Raccontare il proprio territorio. Durante questo webinar vi presentiamo appunto un laboratorio pratico che potete svolgere in classe, dove gli studenti sono organizzati in gruppi. E creeranno una storia a partire da delle fotografie fatte da loro, e quindi dando vita a una vera e propria narrazione con una voce narrante della musica e dei suoni. Il tema del laboratorio che abbiamo scelto è raccontare il proprio territorio. Gli studenti scopriranno che cosa significa storytelling e perché è uno strumento di comunicazione molto potente. Quindi raccontare una storia è un modo per imparare ad esprimersi e ad esprimere le proprie idee, emozioni ed esperienze, in modo che questo possa essere una cosa coinvolgente. Di cosa abbiamo bisogno? Di una macchina fotografica o di uno smartphone per scattare le foto, di un computer e di un proiettore per visionare le foto in classe o gli strumenti che avete a disposizione in classe, un computer per gruppo, se l'avete a disposizione, gruppi di 4-5 studenti, e poi uno smartphone o un microfono per registrare la voce narrante e nei computer un software di montaggio, anche molto semplice, di cui poi vi parlo, quindi open source che potete scaricare gratuitamente. Alcune note per voi insegnanti. Ovviamente assicuratevi che tutti gli studenti abbiano accesso a un dispositivo per poter scattare le foto, per non escludere nessuno. Presentate prima, di chiedere loro, di fare le foto una breve guida su come scattare buone fotografie. Vi do, tra poco qualche, suggerimento. E poi fornite supporto durante la fase di registrazione delle voci, soprattutto per la scrittura del testo, assicurandovi poi che ogni gruppo riesca a ottenere una buona qualità audio e che insomma sia piacevole l'ascolto. Il laboratorio può essere suddiviso in tre fasi principali. Una prima fase che prevede un compito da svolgere individualmente a casa, che è quello di scattare almeno 10 fotografie che raccontano il loro territorio, catturando appunto gli elementi che secondo loro sono più significativi e interessanti. Un compito che potete dare durante le vacanze o da una settimana all'altra, se ci sono dei giorni a disposizione. Una seconda fase invece si svolge direttamente in classe ed è un laboratorio di quello di cui vi parlerò oggi che dura circa 2 ore. Durante queste 2 ore gli studenti presentano individualmente le loro foto e poi lavoreranno in piccoli gruppi per selezionare e per organizzare le immagini e creare quindi una narrazione, qualcosa che colleghi le immagini scelte in modo coerente e coinvolgente. Una terza fase, quella finale, in cui ogni gruppo inciderà, registrerà la voce narrante che avrà scritto e monterà le foto nella sequenza scelta attraverso un semplice software di montaggio video. Questo permetterà appunto di avere un video finale per gruppo che unisce immagini e audio e trasformando le foto fatte in una vera e propria esperienza di storytelling. Ovviamente è un laboratorio facilmente replicabile, potete scegliere un altro tema e approfondire anche argomenti della didattica. Il tema del territorio che qui vi suggeriamo è pensato anche per offrire agli studenti l'opportunità di conoscersi magari un po' meglio tra loro, magari fuori dalle ore scolastiche non sanno dove vivono, cosa fanno, ed è un momento per magari condividere anche degli interessi tra di loro. È un approccio appunto che consente agli studenti di esplorare degli argomenti in un modo creativo.
è anche un modo per far esprimere loro delle opinioni che magari non vengono fuori in altri modi. Che cos'è lo storytelling? È appunto l'arte di raccontare storie, quindi di comunicare idee e emozioni attraverso una narrazione. Raccontare storie non è solo intrattenimento, quindi non sono solo storie per passare del tempo, ma è anche un mezzo per connettersi e comprendere, confrontarsi con gli altri. Utilizzare appunto gli strumenti dello storytelling significa dare vita alle storie degli studenti. Hanno in mente delle cose e provano a raccontarle. Con questo laboratorio proviamo a farlo partendo proprio dalle loro fotografie. È un processo che coinvolge gli studenti in modo creativo e permette loro di esplorare e rappresentare il loro territorio, quindi anche capire quali sono i posti che loro vivono di più e i posti che secondo loro sono più importanti. Aiuta ovviamente anche a sviluppare le competenze come l'osservazione, la composizione visiva e la capacità di dare una struttura a una storia. Ecco, vi do qualche guida, qualche indicazione su come fare delle buone foto. Ovviamente si parte da una composizione visiva, quindi riguarda un po' come gli elementi, le persone, gli oggetti, gli sfondi all'interno di uno scatto è organizzato per priorità e cosa il nostro occhio va a vedere per primo. Quindi sono delle regole semplicissime che però ci aiutano a concentrare lo sguardo su cose importanti della scena e anche perché no, fare delle immagini che siano piacevoli. C'è una regola che ovviamente non è stata inventata con la fotografia, ma risale alla storia dell'arte dagli inizi di quando l'uomo ha iniziato a disegnare e a dipingere. Immaginate di suddividere la vostra inquadratura in 9 parti uguali, tracciando 2 linee orizzontali e 2 righe verticali. Questa si chiama regola dei terzi. Nei punti di intersezione di queste linee, come vedete nell'immagine, in fotografia si posizionano i soggetti, cioè dove il nostro occhio va a cercare le informazioni per appena noi vediamo un'immagine. Quindi, se mettete le cose importanti agli incroci delle linee, in questi punti o appunto lungo le linee, renderete la fotografia, più interessante e aiuterete chi sta guardando a decidere cosa vedere. Vi faccio qualche esempio. In questo caso, vedete che in questa foto di città, l'autobus, il tram, è all'incrocio di una linea verticale e di una linea orizzontale. Anche diciamo, l'orizzonte è sulla linea inferiore. In questo caso, invece, abbiamo uno scatto di mare. Il sole, anche qui, è nel punto di incrocio tra le due linee. E la fotografia è bilanciata con un terzo di cielo e 2/3 di mare. Anche in questa immagine, che è scattata a Venezia, vediamo che questo palazzo ha la porta d'ingresso l'incrocio tra le linee verticali e orizzontali, e un terzo di immagine è la via di fuga nella calle verso le altre abitazioni. Se invece facciamo una foto di dettaglio o un ritratto di una persona, in questo caso è una statua, vedete che la linea degli occhi è la linea orizzontale superiore e il volto del nostro personaggio è all'interno del rettangolo centrale. Adesso diamo qualche regola per il laboratorio. Allora, la prima cosa da dire ai ragazzi è di non scattare a caso.
cioè non è solamente un compito che devono fare, si trovano in un punto e scattano 10 foto spostandosi di qualche metro. Ecco, dite a loro di pensare a cosa vogliono raccontare prima di scattare. Può essere la vita dalla mattina al tramonto nel loro campetto di basket, oppure può essere la via dove abitano, oppure può essere il mare che ce l'hanno vicino o la montagna se ce l'hanno vicino. Insomma, cercare di raccontare qualcosa che per loro ha un valore. Quando ovviamente si scatta, bisogna pensare a che cosa si vuole comunicare con quelle immagini. Quindi sarà un modo per farli ragionare appunto su quello che hanno davanti. Gli studenti dovranno, nella prima fase, scattare almeno 10 fotografie ciascuno. Tutte le foto dovranno essere orizzontali, quindi orizzontali, e dovranno alternare fotografie che mostrano un contesto generale, per esempio l'intera piazza, e alcune foto di dettagli, per esempio il cartello stradale o la targa con il nome della piazza, in modo da alternare foto di ambiente e foto di dettagli. Le foto ovviamente devono avere una coerenza tematica tra loro e sarà poi lo studente stesso che dirà qual è il tema delle loro fotografie. Quindi dovranno essere collegate da qualcosa che secondo loro le unisce. Può essere il viaggio da casa a scuola e quindi tutto quello che loro vedono in quel percorso, oppure insomma, decideranno loro. Gli studenti ovviamente avranno una scadenza per scattare queste foto e dovranno portare le foto fatte su una chiavetta USB oppure, dipende anche come siete abituati in classe, magari attraverso un cloud o delle mail che i ragazzi vi manderanno. Nella seconda fase vedrete e discuterete insieme in classe le fotografie. Cioè ogni studente avrà l'opportunità di presentare la propria serie di fotografie raccontando e spiegando il tema e perché ha scelto di farle. È una presentazione personale che aggiunge una dimensione individuale al laboratorio e consente agli studenti di condividere anche le proprie prospettive, esperienze e mostrare anche, secondo loro, nel territorio quali sono le cose che più li colpiscono. E quindi sarà anche bello vedere una mappatura del territorio da tanti punti di vista diversi. Durante questa fase, ovviamente cercherà di incoraggiare attivamente tutta la classe a trovare dei collegamenti tra le diverse immagini. Quindi se tutti hanno fatto la foto di una determinata piazza, magari si individua la foto più rappresentativa o si riunisce tutte le foto di tramonto in un'unica cartella. Quindi vi consiglio, prima di cominciare, di individuare un paio di studenti che saranno incaricati di scrivere su un foglio tutti gli argomenti delle varie fotografie, quindi includendo il nome e il tema della foto. Quindi verranno utilizzate delle parole chiave che saranno poi utili per individuare dei fili conduttori delle foto, foto di spiaggia, foto di cielo, foto di mare, foto di strade, eccetera, in modo poi da poter anche individuare facilmente i gruppi che possono lavorare insieme su uno stesso tema. Formate dei gruppi da 4-5 studenti ciascuno, in base al numero di studenti che avete in classe, e ogni gruppo sarà incaricato poi di fare un'ulteriore selezione delle foto di tutti e 4-5 i componenti. Consiglio di sceglierne almeno 10 tra quelle scattate e stabilire un ordine, quale secondo loro è la prima immagine che si vedrà fino all'ultima immagine. Le foto scelte quindi avranno un tema che i ragazzi stessi dovranno spiegare attraverso un racconto, attraverso un testo scritto. Quindi i ragazzi, in base alla suggestione che le fotografie avranno per loro, troveranno una storia di fantasia, per esempio,
un horror ambientato nei luoghi fotografati, una storia che viene dal passato, oppure può essere un racconto basato sulla realtà, come per esempio la descrizione del proprio quartiere ad un amico che non c'è mai stato. Chi racconta la storia? Ecco, che messaggio vogliamo far arrivare agli spettatori? Cioè, pensate a cosa avete fotografato e inventatevi o scrivete una storia che descriva il posto in cui vivete. Quindi proviamo a scrivere delle riflessioni usando frasi brevi e separando concetti diversi. Assicuriamoci che la narrazione abbia un inizio, quindi una spiegazione iniziale per dare gli elementi della storia, uno sviluppo, cioè quello che succederà nella storia, e poi una conclusione. La voce narrante potrà durare al massimo 1 minuto, 2 minuti, quindi insomma breve, e gli studenti sono anche incoraggiati a scrivere un testo e poi a cronometrare, fare delle prove per capire che sono sulla strada giusta. Dopo aver scelto il tema e definito cosa vogliono comunicare, i gruppi appunto si metteranno a scrivere la storia e quindi quello che si sono immaginato lo mettono su carta. Una volta che hanno terminato di scrivere, come vedete vi ho dato anche delle indicazioni di tempo, ogni gruppo presenta la propria storia alla classe. Quindi faranno vedere la selezione di immagini, dalla prima all'ultima, e leggeranno contemporaneamente la storia che hanno scritto. Quindi facendo una simulazione di quello che sarà poi il montaggio finale. Ogni componente potrà leggere un pezzo della storia, oppure ci sarà un incaricato che legge e fa da voce narrante, un altro incaricato che manderà le foto avanti in contemporanea con la voce narrante, e alla fine spiegheranno anche perché hanno voluto scegliere quelle foto o delle riflessioni, magari anche da parte dei propri colleghi. Vi faccio vedere due esempi di due lavori che abbiamo finito e fatto in classe. Sono due storie molto diverse e ve le faccio vedere. Questa ragazza rappresenta, secondo noi, la tristezza o più semplicemente la solitudine. Ognuno a modo suo. Ci sono persone che si chiudono in se stesse e si svuotano di quello che pensano. Ci sono persone che ascoltano la musica o altre che vanno in posti solitari dove se piangono nessuno ti giudica. Ecco, in questo caso un gruppo di tre ragazze aveva fatto le foto del mare al tramonto, che dava loro un senso di malinconia e anche un'emozione, la solitudine, che è una cosa, insomma, che tutte e tre provavano, però non volevano dare alla solitudine un significato negativo, nel senso non volevano sentirsi in colpa. Per essere sentirsi un po' sole ogni tanto, ma attraverso questo video poi hanno scritto una voce narrante per esternare appunto le loro emozioni, dividendosi la voce in tre piccoli capitoli. Questo invece è il secondo video, parla di una gita fatta al castello di Maccarese, e di come raccontano la gita a un ipotetico compagno che non è potuto venire. Buongiorno,
Buongiorno a tutti, oggi volevo raccontarvi di quella volta che siamo andati in gita a Maccarese. Il 1° dicembre siamo andati al castello San Giorgio di Maccarese e ne abbiamo visitato anche gli interni. Abbiamo assistito a un corso di fotografia che ci ha insegnato a fare delle belle foto. All'interno del castello si possono trovare molte reliquie interessanti, come libri e quadri. Finita la visita, siamo usciti in giardino e abbiamo messo in pratica le cose imparate al corso di fotografia, facendo tante belle foto. Ci siamo divertiti tantissimo al castello e speriamo di poterci tornare per avere altre belle esperienze come questa. In questo caso un video più semplice rispetto al primo, quindi racconta una gita fatta con la propria classe mostrando le foto che hanno realizzato. E una volta presentati i propri lavori, i ragazzi dovranno chiaramente affinare ancora un po' la parte di scrittura e trasformeranno la pagina scritta in voce narrante. Quindi faranno silenzio in classe e attraverso un'app dello smartphone potranno registrare la voce e creare appunto la voce narrante. Nel video finale, come avete sentito anche nei due esempi visti, questa voce scorrerà durante le immagini e darà vita a una narrazione. Come visto nell'esempio, si potranno anche scegliere una musica di sottofondo o anche dei suoni per dare un po' più di realismo al video. Se per esempio in una foto c'è un gabbiano, potremmo sentire la voce del gabbiano, se c'è un aereo, potremmo sentire un aereo che passa. In un secondo momento, questa può essere appunto la terza fase del laboratorio, in un'altra parte di lezione, si potrà procedere al montaggio utilizzando un software facile da usare. Ad esempio, CapCut è un'app gratuita, senza abbonamenti, che può essere scaricata anche sul telefono e quindi si può procedere al montaggio anche direttamente da uno degli smartphone degli studenti. Si possono trovare anche suoni o musiche royalty free, quindi utilizzabile gratuitamente, e qui vi indico un sito dove è possibile scaricarle, ovviamente mettendo poi alla fine, nei titoli di coda, le indicazioni di chi ha composto o di chi ha registrato quei suoni. Alla fine dell'attività potete ricavare un momento di riflessione insieme su quello che hanno imparato, ma anche sulle difficoltà che magari hanno incontrato, in modo da avere degli suggerimenti per migliorare il lavoro. Discutere insieme quindi permette di valutare anche l'importanza dello storytelling come strumento per comprendere e raccontare la propria realtà, il proprio territorio. È un momento di riflessione collettiva e rivedere poi insieme tutti gli elaborati fatti dalle classi è anche un modo per vedere qualcosa di concreto che è stato fatto da loro. Buon divertimento e grazie.